fiamma al giorno, energie dell'11 di settembre. Scegliete la vostra variante, grappolo trasparente, quarzo rosa, stella. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie dell'11 di settembre. Un po' scuro, sta andando via il sole, ma ce la faremo. Allora, qua c'è corteggiamento. Caspita, qua ci sono proposte, incontri, nuove situazioni di ritorno, se siete fiamme. C'è qualche cosa che riguarda proprio una relazione, un corteggiamento. E mi dice che c'è qualcosa di nuovo che arriva, se c'è appunto una situazione del passato che si era interrotta, rinasce, oppure ci sono appunto nuovi incontri importantissimi. Sappiamo che il karma si sta esaurendo per molte persone, alcuni stanno ancora lavorando sullo smaltimento del karma, ma chi ha lavorato già tanto in questa situazione può veramente vedere già i primi cambiamenti, perché è entrato proprio in una situazione di rilascio del passato, quindi è pronto per cominciare qualcosa di nuovo o per celebrare un ritorno, ecco. E c'è proprio il senso del nativi americani. Allora, cosa vuol dire questo? È la capacità di entrare in risonanza con le energie dell'anima, così come faceva questo popolo meraviglioso, e proprio vivendo tutto ciò che accadeva in sintonia con la natura e con l'anima. Quindi c'è proprio il senso di entrare in risonanza in questo modo, anche in questa nuova visione. E infatti c'è proprio il mago, si comincia una nuova avventura e una energia di magia entra nella vostra vita finalmente, soprattutto per quanto riguarda appunto le relazioni. Quarzo rosa, vediamo un po', si sta materializzando ancora qualcosa che dovete vedere e andare a guarire, quindi attenzione a quello che state vedendo in questo momento di ferite che emergono, perché c'è ancora qualcosina da vedere e da armonizzare per entrare in una situazione di armonia interiore, ma per quanto riguarda per esempio le fiamme, le anime gemelle, per una situazione di unione animica. Quindi c'è ancora da vedere qualche ferita che va ancora guarita e va portata alla luce. E infatti c'è proprio il senso dell'illuminazione. Viene portata alla luce qualcosa che va ancora visto. Questo è il fulmine che vi porta alla comprensione su cosa ancora va guarito. E vediamo un po' prima che la luce vada via. E infatti c'è proprio il senso di andare a guarire con uno sguardo animico che porta guarigione e porta armonia, appunto, quindi andare ancora a guarire una situazione per ritrovare o l'anima gemella o la fiamma gemella, un ritorno, un'unione, una riunione, un'unione, e quindi andare proprio a creare quest'unione animica. E qua mi sta dicendo c'è ancora qualcosa da trasformare, da cambiare e da eliminare del passato. E poi stella, c'è un po' di lavoro da fare per equilibrare ancora delle situazioni che richiedono molto impegno, perché sono situazioni appunto importanti che su cui dovete ancora andare a impegnarvi. C'è da lasciare indietro l'energia della dipendenza da schemi del passato, convinzioni limitanti. Qua c'è un femminile che diventa indipendente, c'è un'autorità interiore da seguire e non più un'autorità esteriore da seguire, quindi c'è proprio ancora un po' di lavoro da fare sulla propria indipendenza, sul proprio valore personale, e allora potrete poi raccogliere i frutti di tutto questo impegno, di tutto questo lavoro instancabile che dovete fare ancora un pochino. E il cambiamento però avviene anche grazie all'accoglienza di questa situazione con un'energia alta e una vibrazione elevata, quindi non vi abbattete se c'è ancora un po' di lavoro da fare, perché il cambiamento sta arrivando grazie anche alla vostra accoglienza e al vostro lavoro, diciamo, sulle energie. E avete il sostegno degli angeli in tutto questo, quindi avrete anche la riuscita, ma dovete ancora impegnarvi un pochino.